Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Thor e oggi parleremo male di Batman e questa sua Collector Edition. Guarda che io sono qui. Oh mio Dio, Batman, è arrivata l'ora di scappare! Ok, e adesso passiamo all'unboxing. Unboxeremo la Collector Edition di Batman Arkham Knight. Ehi, ma... Io sono Batman. E io sono la mano unboxatrice, via dal mio unboxing! Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono la mano unboxatrice, stavo per dire che ero Batman. E siamo qui ragazzi quest'oggi per unboxare... Non me lo ricordo mai. Batman Arkham Knight Limited Edition. Basta con la mano. La Limited Edition, ragazzi, di Batman Arkham Knight per Xbox One. Allora, perché l'abbiamo presa per Xbox One? Perché era l'unica disponibile su Amazon quando l'abbiamo prenotata ed è stata rimessa in prenotazione perché erano esaurite anche quelle di Xbox One, quindi ammazzo, ce la siamo accaparrata. Vediamo sulla parte frontale l'uomo pipistrello con la sua armatura stile Iron Man. No, vabbè, ma con Batman ci sta bene, con Superman no. Batman Arkham Knight, il titolone, è sotto la novità più grande del gioco che già avete visto nel nostro gameplay, ovvero la Batmobile. Sul lato destro vediamo Batman sei tu. Sono Quindi io. io sono Batman. Solo questo c'è scritto, No, tu sei uno stupido, questo sei. ovviamente qua DC Comics, Warner Bros. Games e Rocksteady all together, perché i diritti della DC Comics, dei film, dei giochi della DC di Batman ce li ha la Warner Bros. E li ha fatti Rocksteady. Vediamo il back. On the back, cioè dietro c'è scritto solo il contenuto della Collector Edition, ovvero artbooks, statua da 30 cm, pacchetto skin The New 52, Sarebbe il nuovo fumetto del di nuovo fumetto, del nuovo Batman, DLC pacchetto storia di Harley Quinn, che non ce l'abbiamo, già l'abbiamo scaricato pure, un fumetto e lo steelbook. Su quest'altra parte invece sempre la stessa cosa che c'era pure dall'altra parte. Vediamo qua sotto cosa c'è scritto. Xbox One un giocatore, anche se ci sono delle modalità online, ma andremo a vedere meglio dietro al gioco. Togliamo gli adesivi del cacchio. Ok, ci siamo. Togliamo l'involucro di cartone cartonazzo, di schifezzazzo. Lo buttiamo da quest'altro lato senza scassarlo. E vediamo qua lo scatolo. MMXV, che sarebbe 2015, From a Grateful City in Memory of Gotham Knight. In memoria del guerriero di Gotham, Cavaliere. il cavaliere di Gotham, scusate. Di Gotham 2015. Non vi so, il gioco non l'ho ancora finito io, però questo è uno spoiler, almeno credo. Crediamo, perché non l'abbiamo ancora finito. Però io praticamente è una tomba, ragazzi. Intanto Woody fotobomber in basso a destra, insieme a Rex. Apriamo anche la tomba e vediamo warning. Vediamo fragile remove. Ah, ok, di togliere il prodotto con cautela. Vediamo qua lo steelbook di Batman Arkham Knight. Lo apriamo anche. Ah, il gioco esce direttamente qua dentro. Quindi, bene. Con alcuni codici, il Season Pass se lo vogliamo comprare. Le nuove skin di Robin, di Batwing e di Batman del fumetto 52, come diceva Jonathan, e il DLC di Harley Quinn. Questo è tutto della Suicide Squad. Questo è il gioco che c'ha praticamente la ruota della Batmobile. Ve lo volevi far vedere senza ovviamente scassare. Vediamo qua il dischetto nella sua bellevolezza. L'ho fatto velocemente, così stavolta voglio vedere come fai a vedere che c'è dietro la mano unboxatrice. Il gioco praticamente c'ha Batman sul davanti, la custodia e la Batmobile dietro Mamma mia, Batman. Bellissima bellissimo. veramente questo steelbook. Spero che ci esce anche la custodia normale sotto, però Non non credo. credo. E allora adesso andiamo a togliere tutto l'ambaradan. Piano piano.
Meno male che ce la si farlo con attenzione. Ok, qua c'è altra roba. Il cartonazzo numero 2 può andare via. Ok, prendendo da quest'altro lato ci troviamo. Allora, il fumetto di Batman in italiano? No, in inglese. Perché se noi l'abbiamo ordinato da Amazon Italia, non lo so, forse non l'hanno proprio tradotto. Un piccolo fumetto di Batman, proprio l'Arkham Knight, perché praticamente l'Arkham Knight, come vi dicevo nel gameplay, è un personaggio introdotto dalla DC Comics proprio nel gioco, e si vede per la prima volta nel gioco, è in questo fumetto numero 0. Credo che col successo che ha fatto il gioco faranno un fumetto anche con l'Arkham Knight. Quindi questo è il piccolo fumetto, proprio fatto di una fattura, però vi vorrei far vedere, questo è un fumetto, eh. Se vi prendo gli altri fumetti, intanto l'aereo ci saluta, Bat aereo. Se vi faccio vedere i Marvel e i DC Comics veri, come sono, questa è una... Qua troviamo anche l'artbook invece è fatto per bene. Guarda qua, mem! Che mem? È la macchina. Mamma mia, guardate qua. Solo questo vale tutti i 100 euro che ho speso per la Collector Edition. Non esageriamo, vabbè, per un libro. Non sto a farlo vedere. Ah, già, è bellissimo. Non sto a farlo vedere tutto. E ora viene il pezzo forte. La statua da 30 cm di Batman. Le batterie? Why le batterie? Le batterie. Sono uscite le batterie. Ha fatto la battuta. Ok. E questa è la statuina. Oh cavolo, ma è gigante! In tutta la sua splendida bellezza. C'è Gotham su. Anche da vedere che anche qua dentro c'è scritto Batman Arkham Knight. Cioè non è che è un po' il sterolo questo. Sì, la mamma mia. Io amo queste cose. La statua si può togliere, Batman si può togliere, però c'ha un grattacielo attaccato al piede. Vabbè, Jonathan adesso vi mette a rallentatore con una bella musichetta sotto, ovviamente, la musica di... cioè la statuetta di Batman. Bene ragazzi, l'unboxing finisce qui, però prima di far finire l'unboxing vi voglio far vedere una chicca di questa statuetta. Si rompe, no, non si rompe, ma guardate qua che pariata. Ragazzi, questa di notte farà un effetto bellissimo. Questo comunque è tutto il contenuto della Collector Edition, Limited Edition hanno chiamata, di Batman Arkham Knight. Grazie mille di aver visualizzato il video, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel... Mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. E come al solito, perché... ah, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E come al solito, perché può sempre capitare che il video non vi sia piaciuto, da parte dell'Arkham Knight! Madonna! Grazie ragazzi e al prossimo video! Ciao, adio!